Ragazzi, siamo tornati qua dopo circa una settimana a tornare a parlare del Novara. Ci sono state in questa settimana varie amichevoli. L'ultima di cui avevo parlato è stata quella contro l'Asti, l'unica che ero riuscito ad andare a Novarello a seguire. C'è stata poi quella contro il Pondonnaz, contro l'RG Ticino, entrambe a Novarello. E poi l'ultima ieri, la prima uscita del Novara al Piola, che nelle ultime settimane ha visto dei lavori riguardanti il manto erboso. E contro il Fiorenzuola, che tutti ne parlavano come l'amichevole più attendibile del nuovo Novara, perché era contro un avversario di pari categoria, Fiorenzuola, che nel 2020, no, 2021 è stato promosso in Serie C e che l'anno scorso ha ottenuto una salvezza che punta anche quest'anno molto probabilmente ad una salvezza tranquilla. Allora, partendo passando in rassegna velocemente le amichevoli a Novarello contro Pondonnaz e RG Ticino. Contro Pondonnaz 5-0, a segno Bortolus, segno Galoppini, e una partita forse la migliore amichevole del Novara in questo precampionato. E giovedì contro l'RG Ticino un 2-0, una partita luce d'ombre, a segno, se non sbaglio, sempre Galoppini su rigore e Cailotti di testa. E poi arriviamo all'ultima amichevole, che è quella contro Fiorenzuola, che è stata trasmessa su Facebook, sulla pagina dei Fedelissimi. Mi aspettavo magari che il Novara società mostrasse sul sito, come ha fatto per tutto l'anno scorso, l'amichevole, perché alla fine, anche se un'amichevole, era comunque tra le più attendibili, era comunque il Piola, quindi potevano magari mostrarla. È stata mostrata su Facebook in una pagina chiusa dove dovevi chiedere l'accesso per seguirla. Potevano mostrarla sul sito, sarebbe stata accessibile per molte più persone. Per chi la volesse rivedere, è presente ancora su Facebook nella pagina sempre dei Fedelissimi. Una amichevole che è finita 0-0, molto noiosa, non è la prima di questo precampionato del Novara, partite non emozionanti, forse sempre a causa dei grossi carichi di lavoro che si fa durante la giornata, durante la settimana, due sedute al giorno, e quindi non si, in veramente in poche occasioni si è visto un bel Novara. Un Novara che contro il Fiorenzuola non ha creato tantissimo, si vede che ancora è una squadra nuova, bisogna assolutamente avere tempo, perché proprio ieri, mentre vedevo la partita, stavo pensando al Novara dell'anno scorso, un Novara che era completamente nuovo. Gli unici che si conoscevano erano Bergamelli, Pablo e Desjardins, e che poi Desjardins è anche arrivato mesi dopo. Però anche il Novara della scorsa stagione era un Novara completamente nuovo, che è stato creato a ridosso dell'inizio della stagione, e infatti si è visto, ci ha messo qualche settimana per esprimere un vero gioco. Le prime settimane sono state difficili, escludendo la partita di Coppa Italia Serie D contro l'RG Ticino, che si avvicinava più ad un'amichevole che ad una partita ufficiale. E le altre partite prime di campionato, contro l'Asti, pareggio in casa, una squadra che veniva dall'eccellenza, contro il Borgosese, un'altra squadra, una modestissima squadra di Serie D, e poi contro il Varese, anche se è arrivata la vittoria, è stata comunque una partita difficile, dove il Novara l'aveva risolta agli ultimi minuti grazie a Mutai e poi a Di Masi, entrambi su assist di Pablo. Quindi, secondo me, anche nelle prime giornate di campionato non si vedrà il vero Novara. A riguardo è importante per Marchionni e per la squadra la settimana di rinvio, perché c'è stato un caos, Campobasso escluso prima dal TAR del Lazio, poi riammesso dal Consiglio di Stato. Quindi hanno rinviato tutto. Il giudizio finale è rinviato al 20-25 agosto, che sarebbe stato a ridosso dell'inizio del campionato, e per questo l'hanno spostato ai primi di settembre. Quindi una settimana in più per il Novara, che per me tifoso, io avrei voluto sicuramente vedere il Novara subito, nei primi di settembre, a fine agosto. Questo rinvio a settembre aiuta di più la squadra, magari il tifoso non è felicissimo, però la squadra, che è quasi tutta nuova, avrà molto tempo ancora per lavorare. Infatti,
In questo momento non ci è segnata alcuna amichevole, però contando che mancano due, manca una, 3 settimane all'inizio del campionato, verranno stabilite altre amichevoli, magari contro squadre di pari livello come era successo nell'ultimo caso contro Fiorenzuola. Comunque, ritornando alla partita, una partita con poche azioni, forse è andato più vicino la, sì, la Fiorenzuola nel primo tempo al vantaggio con un tiro coso terra che stava proprio entrando, è uscito veramente di 2 centimetri. Ancora una volta a me piace molto Galuppini perché il pallone passa sempre da lui, lo smista sempre sulle fasce, un po' possiamo dire il 10, colui che inventa in questo. In questo Novara, in difesa si vedono sempre Carillo e Benaluan. E quindi, secondo me, Marchionni sta sciogliendo il dubbio per il terzo difensore nel 3-5-2. Secondo me, due posti sicuri ce l'hanno già Benaluan e Carillo, due giocatori con esperienza da vendere. Anche Carillo, che da tantissimi anni gioca in Serie C, che è stato capitano al Messina, è stato capitano prima anche alla, non mi ricordo, credo che fosse stata la Casertana prima del Messina. Nella carriera di Carillo, e quindi il dubbio è da sciogliere sul terzo difensore perché abbiamo visto partire dal primo minuto Bonaccorsi, che è stato ammonito come sempre, ma ha convinto molto anche Cailotti nelle scorse uscite. Cailotti, forse quello che ha convinto di più, probabilmente anche perché è quello che ha sorpreso, perché tra i vari colpi che sono arrivati, quello di Cailotti, diciamo, non è che aveva attirato così tanto l'attenzione, anche perché viene da una stagione alla Carrarese dove ha giocato sì e no, è molto giovane, viene dal settore giovanile del Bologna, dove anche, con cui ha anche esordito in Serie A contro l'Inter a San Siro nella stagione 2021. È ancora giovane, alla Carrarese non ha trovato tantissimo spazio, però può rivelarsi veramente un colpo in più. Mi ricorda molto Pogliano, adesso dobbiamo vederlo nelle gare ufficiali, però può fare il percorso che ha fatto Pogliano. Pogliano è arrivato a Novara molto giovane anche lui, con stagioni passate in cui per la giovane età aveva giocato poco, forse era alla Regina e aveva avuto un minutaggio molto scarso, però poi si è rivelato un ottimo difensore insieme a Sbraga in quel Novara 2019-2020 di banchieri. Quindi il terzo difensore secondo me è un dubbio che che Marchionni deve ancora sciogliere. Sono visti degli esterni nuovi in partiti titolari contro il Fiorenzuola, Ciancio da una parte e Moberg dall'altra, due esterni più difensivi che offensivi, in particolare Ciancio, che secondo me potrebbe giocare anche nei tre di difesa. Lui stesso ha detto che è un giocatore molto duttile nel reparto difensivo, può giocare come centrale, ma anche come terzino. Per quanto riguarda l'attacco, invece, si sono visti dal primo minuto la coppia, che sarà poi la coppia titolare, Galuppini e Bortolussi. E poi nella ripresa, nella girandola di cambi che si fanno sempre nelle amichevoli, si sono visti Buric e Gonzalez, che saranno, come ripeto, continuo a dire in questi video, i due principali sostituti. E non si è visto Baba Diop, secondo me è ancora da decidere il suo futuro se tenerlo per come quinto attaccante e come giocatore chiave della Primavera 4 o mandarlo in prestito in Serie D, è un dubbio che credo che si debbano ancora sciogliere. Il mercato non è ancora finito perché entro Ferragosto o giù di lì Marchionni e sì, scusatemi, Zebi e Ferranti vogliono chiudere altri 3 acquisti per raggiungere il numero di 24 giocatori e diciamo andare a completare la rosa. Si parla di un centrocampista, si parla di questo centrocampista Bro del Palermo, ancora in forza al Palermo con cui credo che abbia giocato anche la Coppa Italia. L'anno scorso con il Palermo ha fatto una stagione da titolare andando a guardare le statistiche e si pensano anche, sicuramente si cerca un difensore. Si pensa a Davide Bertoncini, un giocatore che non viene da stagioni in cui è stato titolare, ma un giocatore esperto, ha giocato nel Como, ha giocato anche tra la C e la B, quindi un altro difensore esperto. Diciamo che in questo momento il Novara in difesa vanta giocatori esperti come Carillo e Benaluan che vanno ad affiancarsi a difensori più giovani come Cailotti, che credo che sia un classe 2001, e anche lo stesso Bonaccorsi, che non è così anziano, credo che sia del 98. Bonaccorsi, anche lo stesso Mobeng, è ancora giovane. Quindi si cercano 3 acquisti per completare la rosa, arrivare al numero di 24 giocatori a disposizione di Marchionni il prima possibile.
E poi gli ultimi acquisti, come avevo già detto nei primi video sul calciomercato, saranno dettati dalle occasioni che Zebi e Ferranti avranno negli ultimi giorni di calciomercato. Si sa, spesso anche il Novara è andato a prendere questi giocatori nelle ultime giornate di calciomercato, quando ci sono delle occasioni, giocatori che magari non hanno ancora trovato nessuna squadra, si vanno a prendere. Comunque, io direi che questo video può concludersi qua. Nei prossimi giorni vediamo se arriva qualche giocatore, se viene stabilita qualche amichevole. Io credo di sì, perché oggi siamo, adesso non mi ricordo più, però contate che la settimana prossima doveva iniziare la Coppa Italia Serie C e non è iniziata perché è stata rinviata la data da destinarsi. E quindi tra 2 settimane adesso doveva iniziare il campionato. È stato spostato di 1 settimana, quindi mancano 3 settimane. Io non credo che in 3 settimane non si vedrà nessun amichevole del Novara, anzi, sicuramente ne fisseranno altre. Lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Sempre forza Novara, nel bene e nel male. Ciao ragazzi!